Bene ragazzi, io so che rovinerò in qualche modo queste poesie, però non volevo fotografarvele tutte e quindi forse poi le fotograferemo, le metteremo in termini testuali, ma ora ve le leggo con la scusa che magari non sarà una lettura giusta, però ci consoliamo anche col significato anche dell'imperfezione celebrata da Radice, insomma. Come si vede bene in questa poesia, che è una delle ultime della mia raccolta di poetmi scelti, che reca data 1755, metà del se cioè che reca appunto 1755 come numero della poesia. E però la data non c'è, non databile, appunto perché non databile perché, come suggerisce il contenuto di questa poesia e di molte altre che la bianco vestita Dickinson scrisse nel Massachusetts, e è un sogno. Per fare un prato occorrono un trifoglio ed un'ape, un trifoglio ed un'ape, e il sogno. Il sogno può bastare se le api sono poche. Questo sfiora l'haiku, sfiora il sogno di Kurosawa o di Miyazaki nell'animazione giapponese, sfiora nello stesso tempo García Lorca, sfiora la vita che è un sogno di Calderón de la Barca eccetera, eccetera. Ma andiamo a ritroso. Vabbè, questa ve la tenete così che la folla dentro il cuore nessuna polizia potrà disperdere. La sommossa vi è lecita come la pace, non le accerta la vista né l'attesa alcun suono. Cresce però come un ciclone nel suo clima natio, non databile. Andiamo a ritroso. Questa è filosofica, beniana, o comunque modernissima per il periodo della Dickinson, quasi nicciana o beniana. Filosofica. Finì due volte prima della fine la mia vita. Rimane da vedere se a me riveli l'immortalità ancora un terzo evento. Immenso e disperato da concepire, come i due che in passato mi toccarono. Separazione è quanto noi sappiamo del cielo ed è quanto ci occorre dell'inferno. Quindi la separazione, non c'è fine, non c'è inizio, buddisticamente, livello di Tao o di buddismo o di induismo, e però c'è anche un terzo tempo, in questo caso l'immortalità è una mediazione. Pare quindi che l'immortalità sia una mediazione, cosa che invece non dovrebbe appunto essere, perché dovrebbe essere senza una mediazione. L'irraggiungibilità di chi ha compiuto la morte è. E qui mi interessa la seconda quartina, in realtà, la prima è anche abbastanza banale. L'anima scrive non in casa, sopra la carne, e si avvia col suo dolce passo etereo, dove non è più non è speranza di toccarla. Cioè questo fatto che l'anima non è in casa nella carne, quindi non essere in casa, ecco un'altra celebre battuta di Carmelo Bene, non casuale. Potremmo dire fin dal battuta, che però è molto più evidente, per esempio nel dramma in cui Desa da Copertino, Giuseppe Desa, dice di tagliare lo filo dopo aver fatto tutto il suo dramma. E non voler legare la farfalla o scalare le sbarre dell'estasi, garanzia della gioia è il suo rischio perenne. Ecco la debolezza della farfalla, aggiungerei io. E queste poesie sono irripetibili, certo le possiamo scrivere tutti, tutti
tutti possiamo capirle, non sono complicate, o meglio, da formulare, sembrano semplici come tutti i classici, che secondo me rimangono i migliori, anche se c'è questa disquisizione con gli anticlassici o barbarici o dionisiaci, però io trovo sempre, non lo so, il classico o comunque il neoclassico. L'acqua insegnata dalla sete, la terra dagli oceani traversati, la gioia dal dolore, la pace dai racconti di battaglie, l'amore da un'impronta di memoria, gli uccelli dalla neve.